diciamo, i riferimenti agli schemi medievali, no? Il pastore che dopo aver cercato, no, per l'intera giornata la mucca, il toro, poi a seconda di queste leggende, a volte si legge la mucca, a volte il toro, si era allontanato dalla mandria, lo vedete lassù in alto, e le frecce che gli scaglia, vedete, miracolosamente ritornano verso di lui, come abbiamo visto ieri a Palazzo Francese. Io ho acceso nuovamente la radiolina, quindi di modo che chi anche lontano mi può comunque ascoltare. Quindi vi dicevo, il miracolo delle frecce che tornano verso il mandriano che le ha scagliate, l'apparizione dell'arcangelo Michele in prossimità della grotta che purtroppo è deteriorata, la patina, l'affresco, quindi non riuscite a vederla, però ecco la sacralità del luogo dove poi fu costruito il santuario. E tutta questa sfilata, diciamo così, che voi vedete, sono i pellegrini così come se li immaginavano, o meglio, li vedevano, perché all'epoca appunto abbiamo detto che Sutina era una tappa importante del pellegrinaggio rivolto verso il santuario di San Michele. Quindi XIII secolo, l'affresco e l'abito, vedete, indossato dal pellegrino, il cappello è solitamente a larga falda, perché doveva proteggerlo dal sole o dalla pioggia, dalle intemperie, il bordone, il bastone sul quale si appoggiava, e notate che alcuni hanno le calzature, hanno le scarpe, altri invece sono completamente scalzi, e addirittura all'ultimo tratto almeno veniva percorso il ginocchio in segno di penitenza, proprio rivolti, vedete, con questa scaletta ascendente verso la grotta. La scena che è più interessante si svolge esattamente qui, nel primo piano. La signora dice, ma anche le donne. In effetti questa coppia è vestita come dei pellegrini, però stanno scambiando qualcosa con questa figura, che è molto, vedete, più alto, più robusto. Quindi è stata interpretata in questo modo. Una coppia non più giovanissima, che non può fisicamente compiere il pellegrinaggio fino al santuario di San Michele, commissiona ad una giovane, robusto, nella sua gioventù, di compiere appunto questo pellegrinaggio, perché all'epoca esisteva questa istituzione, cioè il pellegrinaggio su commissione. Della parte della produzione aggiunta.
L'affresco che è dietro l'altare maggiore è parte del dipinto della cappella di San Michele, chiamiamola così, che abbiamo appena esaminato, e poi sempre il riutilizzo di una piccola cavità sulla sinistra che veniva utilizzata a mo' di sagrestia là dietro. Cos'altro aggiungere? Ecco, qui sopra, ben visibile, avete la figura di un santo quasi sporgente ed è San Michele. San Michele, perché come vi dicevo ha anche questo legame diretto con la maternità, è il protettore della fertilità, quindi le donne per avere, ecco, rimanere incinte, per essere fertili, si rivolgevano a San Michele. Fra l'altro San Michele aveva un culto particolare presso i Longobardi. E ovviamente le Via Crucis, queste mattonelle, queste maioliche che vedete sono di epoca recente. Ma come mai tante raffigurazioni della Madonna, domanda? Perché appunto è la chiesa che poi diventa la chiesa della Madonna del parto. Sì, però una, due, tre, quattro, cinque. Sì. Ci sono varie raffigurazioni della Madonna col bambino che si susseguono. Ma questi affreschi sono... No, questi sono di qua. Sono di questa, quando è diventata chiesa cristiana, quindi dopo il terzo secolo, quando il Mitreo fu eliminato e quindi posizionandoci... Ma uguali a questi, cioè dello stesso periodo. Ah, come tempistiche, sono all'incirca, sì, trecentesche direi. Il pavimento in origine, no, non potete scendere, sono io, ma solo lei, no, scherzavo, per togliermi di mezzo e lasciarmi la passerella, diciamo, per le foto della Madonna. Mentre ritorniamo sui nostri passi verso l'uscita, fateci caso, c'è un piccolo tratto qua, dove si può vedere come era il pavimento originario, non questi cioccolati, ma quelli sotto, perché il pavimento in origine era di coccio vescovo, cioè il coccio pestato che creava quasi una sorta di pavimentazione stagna, cioè